Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Lo Sgabello, il format video realizzato per il blog gerardopaterna.com. Oggi torno ancora sul tema dei dati, della gestione degli open data con un progetto che mi ha lasciato a bocca aperta e che ho piacere di condividere con la comunità immobiliare. Abbiamo qui in studio il buon Nicola Pisani, founder di Colori, una startup genovese. Ciao Nicola. Ciao Gerardo, grazie allora, per avermi invitato. È un piacere averti qui. Allora, bando alle ciance, passiamo subito qui al tema, al cuore della questione. Allora, valutazione immobiliare, no? Quale ruolo ha il contesto nella valutazione immobiliare? Ma guarda, certamente lo ha sempre storicamente avuto. La cosa è che oggi, sempre di più, con i cambiamenti in corso che stanno spingendo verso una vita sempre più urbana, grande mobilità, diciamo una vita in contesti densi, sta assumendo un ruolo sempre di più importante. E la cosa, al punto tale che insomma noi dietro questa sfida ci abbiamo voluto fare un progetto, una startup, perché fondamentalmente si pone in due termini, in un termine di un valore oggettivo e c'è una grandissima sfida sul valore percepito che questo condiziona. Mi spiego meglio, il contesto, fondamentalmente gli edifici, se non avessero contesto, si potrebbero valutare un po' come delle barche, no? Che in un certo senso, indipendentemente dal mare che navigano e dal porto dove attraccano, hanno un certo valore, si può stimare. Ci sono molti parametri. Quello che noi sappiamo, insomma, anche nell'esperienza un po' di tutti, è che il contesto è proprio quel parametro che può addirittura sovvertire gli esiti di tutti gli altri, addirittura potenziali o negarli completamente, quindi un qualcosa che di per sé ha delle belle finiture, delle belle ampi spazi, eccetera, eccetera, poi se sta davanti a una discarica capiamo bene che... La questione però sul, quindi addirittura poi gli edifici sono beni che tendono per loro natura a perdere valore di per sé perché si consumano, diventano obsoleti, cioè, impiantisticamente, quindi cioè. E però noi sappiamo bene che in realtà questo oggetto, che non è una barca che naviga in mezzo al mare, invece alle volte i valori aumentano, alle volte i valori cambiano repentinamente, e quello che sta succedendo appunto oggi è capire come intercettare questi cambiamenti e come riuscire a quantificare. Il terzo, su cui poi magari ne parliamo, su cui noi stiamo lavorando, appunto come utilizzare i dati, come utilizzare gli analytics proprio della lettura del contesto per supportare questa prima parte della valutazione oggettiva. La seconda parte invece, che è altrettanto sfidante, altrettanto interessante, che forse è ancora più mutevole sia in senso geografico che nel tempo, è il valore soggettivo. Cioè oggi sempre di più le persone hanno un'attitudine a un concetto di accessibilità, di esperienza che gli spazi devono restituire, che sta portando l'idea anche dell'immobiliare da qualcosa che era di più un asset verso sempre di più un servizio, dove la valutazione dell'utente finale viene veramente fatta per il tipo di esperienza che riesce a e di servizio, di appunto oggi qua siamo in un co-working, per gli ospiti chiaramente essere connessi con la stazione centrale, con un certo tipo di servizi, con la mobilità, diventa un fattore determinante nel decidere di stare qua piuttosto che da un'altra parte. E non ultimo gli stili di vita. Chiaramente anche nell'esperienza urbana inizia a pesare il fatto di avere spazi verdi, di avere piste ciclabili, di avere la possibilità di fare attività anche extra, diciamo ludiche o culturali, e tutto questo in qualche modo è un territorio che va misurato e va quantificato su misura. Ok, quindi insomma la distribuzione della tipologia immobiliare in un quartiere, possiamo avere residenziale, commerciale, industriale, la distanza e quindi la connettività rispetto alle aree verdi, che so io, la qualità dell'aria, i flussi anche turistici, come si muove il traffico, sono tutti fattori che dovrebbero in qualche modo andare a concorrere di fatto alla formazione del prezzo di quella determinata unità immobiliare lì posizionata. Andiamo però, facciamo un passo ancora in avanti, parliamo di riqualificazione quindi del patrimonio immobiliare e di investimenti. Come il dato può
aiutare la destinazione di questi investimenti. Quindi abbiamo un investitore che magari deve riqualificare un immobile terracielo o un quartiere, no? Per pensare alla riqualificazione di un'intera zona che magari poi ricomprende anche altri ambiti. Come il dato può influenzare quindi la destinazione dei capitali necessari? Ma guarda, i momenti fondamentali di queste fasi sono fondamentalmente supportare una profonda conoscenza del contesto. Noi sempre di più appunto agiamo, le nostre città non sono città che crescono, sono città che cambiano e si rigenerano al loro interno, quindi è una sfida di complessità, no? Ogni intervento si deve confrontare con ciò che lo circonda e quindi il primo passaggio è sicuramente comprendere a fondo cosa ti circonda. E cosa ti circonda può essere tradotto in opportunità, sfide, costi, diciamo competitor che possono essere intorno a te o situazioni che possono, come dire, agevolare o ostacolare il tuo investimento. Quindi il dato innanzitutto, l'evidenza del dato ti può restituire in modo chiaramente qua. Come dire, la tecnologia e anche i nostri servizi avanzano nel in quanto tempo e con che costi io riesco a darti questo tipo di conoscenza. È chiaro che gli open data, gli analytics permettono di avere un accesso più rapido, a minori costi, a un livello molto alto di informazione. Quindi il primo è conoscere. Secondo, diventa anche l'opportunità di valutare quale può essere l'impatto di una propria iniziativa. Quindi, ok, questo è il sistema esistente, ma se io inizio a immaginare di mettere nuove funzioni e le colloco nel sistema, come queste diciamo interagiscono col contesto? E quindi fare e diversificare, vedere diversi scenari. La seconda opportunità e la terza opportunità è quella del monitoraggio. Alla fine io avevo questo immobile, ho capito attraverso i dati che forse quello è, io ero magari partito con l'idea di farci degli uffici e sto capendo che al di là, insomma, nelle pieghe di quello che mi permette la parte urbanistica, posso spingere un po' di più sul commerciale perché effettivamente quella zona dei trend demografici, di reddito pro capite, di altre attività presenti che mi stanno suggerendo che posso, diciamo, ribilanciare il mio piano finanziario. Bene, i processi però edilizi sono processi molto lunghi rispetto, cioè o almeno tipicamente lunghi, per cui qualcosa può cambiare nel frattempo. Questo tipo di metodologia ti permette ovviamente di vedere se quei parametri che tu vuoi tenere sotto controllo, che tipo di trend hanno e quindi eventualmente anche apportare qualche modifica o a investimento già realizzato valutarne le performance per, come dire, acquisire know-how per gli interventi successivi. Ok, esagero se dico che il dato quindi può avere anche in questo caso una valenza predittiva? No, assolutamente no, anzi è, diciamo, uno dei grossi capitoli su cui è più interessante lavorare, su cui si sta lavorando, perché oggi proprio la capacità di dare in pasto grandi quantità di dati e avere tutta la, diciamo, i riferimenti esterni e interni all'azienda per leggerli in termini di performance positive o negative e quindi fare tutto quello che in termine tecnico si chiama l'addestramento, no? Della validazione del machine learning, dell'intelligenza artificiale, effettivamente permette poi di tracciare delle linee predittive e quindi, come dire, avvicinarsi poi agli scenari futuri o di investimento con molta più consapevolezza. Ma non è una consapevolezza tipica dell'analisi di mercato dall'alto, ma diventa veramente cucita addosso sui parametri di base dell'azienda o dell'investitore. Questo è l'aspetto poi che è derimente, perché, come ripeto, ogni business a questo punto può tracciare strategie diverse, certo, completamente l'una dalle altre. Allora, in sintesi, ti chiedo su quali progetti, io so che state collaborando con alcune amministrazioni locali, ci puoi raccontare un paio di casi, studio velocissimi, ecco. Sì, guarda, un caso emblematico è il lavoro che stiamo facendo con la città di Torino sullo student housing. Sì. Lo student housing è il classico esempio dove i motivi per cui gli studenti guardano alla città, le esigenze che hanno, sono completamente diverse da altri utenti. E quindi bisogna potergliela raccontare
questa città, chi offre servizi, chi offre alloggi, deve poter raccontare se stesso descrivendosi secondo le necessità di questi utenti che hanno delle necessità specifiche. È molto interessante perché è un progetto che facciamo sia con dei partner immobiliari sia con la pubblica amministrazione, e quindi c'è una situazione vincente e interessante per entrambi, perché la pubblica amministrazione sta sperimentando, loro hanno dei dataset molto interessanti che vogliono rendere open, però non sanno che valore tirarci fuori fondamentalmente, e con noi riusciamo a stressare questi dati e capire quali sono più o meno interessanti per cosa. Poi abbiamo un po' tutta la filiera, quindi abbiamo gli studenti, la pubblica amministrazione, gli operatori, e un bel progetto pilota. Interessante, su questo poi torneremo, una puntata a parte. Colori, cosa può fare per i portali di annunci e per i siti immobiliari? Ma fondamentalmente quello che ho detto prima è la chiave. La chiave del valore sta spostando l'attenzione da descrivere il bene di per sé a soprattutto la capacità di descrivere ciò che lo circonda e fare tutto questo su misura di ogni singolo esigenza di stile di vita o di business dell'utente che arriva sul portale. Quindi quello che noi diamo tutta una serie di tool per fondamentalmente andare a potenziare tantissimo questa parte e anche cambiare proprio la user experience, fondamentalmente non arrivare scegliendo una zona e poi, come dire, selezionando all'interno di un elenco, che adesso in modo molto schematico e un po' brutale è un po' uno schema chiave dei portali a cui siamo abituati, ad avere invece un'esperienza dove io inizio a selezionare i miei bisogni in termini di distanze, cosa voglio essere vicino, scuole, ho i figli, non ho i figli, lavoro, voglio fare jogging. E poi l'algoritmo ti permette a quel punto di trovare gli spazi della città che corrispondono in termini di performance a queste esigenze, certo. E a quel punto lì sì che si crea il classico link su cosa c'è in offerta, cosa c'è disponibile in quel momento in quelle aree, e diciamo si ritorna a un'esperienza più tradizionale poi di selezione. E allo stesso tempo l'utente che vuol fare, insomma, l'investimento più importante della sua vita e vuole avere molte più informazioni dettagliate su, magari nella short list sta per decidere fra le ultime tre, poi decide sempre la moglie, però la sensazione, però diciamo okay. Può scaricare, certo. Chiedere di avere molto più dettagliata analisi, okay. di quello che lo circonda e andarsela a fare veramente su misura delle proprie esigenze. Questo in questo momento è un valore aggiunto che sicuramente stiamo proponendo ai vari portali. Grazie Nicola. E come fa l'utente a entrare in contatto con Colori? Ma allora, Colori, intanto c'è il sito www.colori.com, esatto, okay. E direi che il modo più semplice per accedere è, potete anche già fare testare la piattaforma, potete contattarci e da lì poi ci sono tutti i riferimenti o anche i social, ci trovate, insomma. Grazie Nicola. Grazie a voi. Quindi, insomma, prima di chiudere, ringraziando ancora Nicola, se hai un progetto, un prodotto, un servizio per l'immobiliare e vuoi presentarlo da questo sgabello, puoi farlo scrivendo a losgabello@gerardopaterna.com. Ci vediamo in occasione del prossimo video. A presto!